Vi dicevo appunto in qualche video precedente, quando arriva settembre-ottobre mi piace fare qualche acquisto, sia per noi, insomma, qualche cosa che manca, fare una ricognizione di qualche capo d'abbigliamento che dobbiamo rinnovare, eccetera, sia anche qualcosina per la casa, magari o che è indispensabile, oppure che comunque mi serve per i miei hobby, per svagarmi un attimino e per rinnovare, per dare un tocco di rinnovo così alla casa, perché mi piace cambiare sempre le cose, quindi cerco di comprare cose nuove, diverse, ma comunque che senza spendere una follia. Allora, volevo mostrarvi un po' di cosine che ho comprato, che abbiamo comprato nel fine settimana. Siamo andati da Conforama a Palmanova Udine e appunto abbiamo preso un po' di cose per la casa. È un negozio non grandissimo, non tanto grande, però è comunque carino, ha un po' di tutto, arredamento, ha appunto elettrodomestici, sì, cellulari, radio, eccetera, e chiaramente cose per la casa, no? Allora, volevo iniziare dall'esterno. Volevo mostrarvi questo nuovo tappetino che ho comprato. È un po' piccolo, è vero, è un po' stretto, l'avrei preferito comunque misura standard un po' più largo, però mi piaceva comunque la scritta. Siccome abbiamo da poco finito di mettere le piastrelle fuori, le bettonelle, come diciamo noi, ho voluto prendere questo serbino nuovo e poi. E invece, sempre per restare in tema, lo zerbino Home Sweet Home da mettere tra la porta del garage e quella della casa, di casa, no? Allora, gli zerbini sono costati quello nero 7,99, invece l'altro, quello da interno, è da 6,99. Ok. Poi volevo farvi vedere per la cucina, mi sono comprata questa piccola bacinella bucata, quindi non è chiaramente per mettere l'acqua, bensì l'ho pensata per metterla sotto il lavandino e introdurre qua i contenitori, non so, di detersivo, di spruzzini vari, eccetera, senza averli tutti sparsi sotto il lavandino. Per cui questo avrà questa destinazione e questo l'ho pagato 2,99 e appunto casomai in un altro video vi farò vedere come organizzo la mia cucina e appunto la finalità di questo. Sempre per la cucina ho preso questo vasetto che l'ho comprato in sconto a 1,80 euro e quindi niente, siccome la cucina ha come tonalità il viola, così come potete vedere anche il divano e il salotto, anche se qua comunque ci sono altri colori, la cucina ha anche il viola come tonalità, ho preso il vasetto, non so ancora che piantina metterci, ma insomma il colore mi piaceva, costava poco e così ho preso quello. Sempre per la cucina mi sono presa un nuovo dosatore per il sapone, no? Restando sulla tonalità viola, e poi mi sono presa un canovaccio che era in offerta, che insomma veniva 1,50 euro, sempre sul viola, e che ho messo a lavare però. Ok, questo per quanto riguarda la cucina. Per la cucina mi sono presa anche questi vasi, e dunque questo vaso veniva. Dunque, vediamo. 1,99. 1,99 erano in offerta e ne ho comprati due da mettere sulle mensole in cucina. Magari poi troverò un coperchio, un tappo di sughero e quindi magari ci metterò le spezie oppure, non so, pensavo la salvia secca o l'origano, insomma, del giardino che lasciamo asciugare e quindi lo possiamo mettere in questi contenitori. E poi, per il mio hobby, i miei hobby di decoupage, decorazione, eccetera, mi piace comunque mettere magari pietruzze, cose che richiamano molto lo zen, queste cose un po' giapponesi. Ho trovato già pronti questi sassetti neri.
E vediamo un po' quanto vengono questi. Sassi colorati, li ho pagati 2,99. Sono un po' caretti, secondo me, ma insomma, sono già pronti, nel senso che avevo fatto un lavoretto con i sassi, li volevo neri e li ho dovuti comunque colorare, insomma, era una rottura, per cui me li sono comprati già pronti. Poi. Allora, mia figlia, chiaramente loro sempre devono comprarsi qualcosa, per cui un qualcosino, una piantina, Calancò 1,99 e così ci togliamo il pensiero. Per casa, per la stanza, invece abbiamo preso dei copriletti imbottiti per loro che erano in sconto e sono venuti sui cosa? 15,90 euro, e quindi ne abbiamo presi due per questo periodo, sono molto carini, poi li vedremo. E poi per noi invece, che avevamo bisogno di un completo letto, ci siamo presi questo che io lo trovo molto carino, 100 grammi d'amore, quindi questo ho pagato 19,99. E poi ho preso invece dai cinesi per finire, mi sono presa queste, le conchiglie, perché noi adoriamo le conchiglie e quindi sì, mi sono dimenticata, avevamo preso in negozio anche a Conforama anche i vasetti azzurri. E per mettere invece in bagno, perché ho le piastrelle azzurre, quindi cerco di mettere tutte le cose che richiamano l'azzurro. E stavo pensando di fare qualche lavoretto con le conchiglie. Abbiamo cercato conchiglie un po' dappertutto quest'estate, però ne abbiamo trovate veramente poco, quindi avevo promesso alle bambine che se non le avremmo trovate, avremmo preso queste, che se non le avessimo trovate avremmo preso le conchiglie, le avremmo comprate dai cinesi che le avevo viste e sono venute 6,99 mi sembra. Ok, poi sempre dai cinesi ho comprato giusto due vasi in vetro, perché con qualche lavoro in cucina che devo fare di trasformazione, di messa in ordine, sto cercando di eliminare la plastica, perché non mi piace, per cui mi sono presa questi contenitori per mettere magari il riso, io mangio molto riso, oppure la pasta, e quindi mi sono presa questo un po' più grande e questo un po' più piccolino, così. E poi volevo infine farvi vedere la lampada, come si chiamano queste? Lampada catalitica. Questa l'ho presa perché ne avevo già una, avevamo una della Lampe Berger che ci avevano regalato, però purtroppo si è rotta e quindi sono stata senza per qualche mese. L'ho trovata in offerta in un negozietto di fronte al Conforama, che si chiama Akaki, non so come si pronuncia. Comunque l'ho trovata a 42 euro, è questa, ve la faccio vedere, l'ho già aperta e messa in uso, perché appunto io sono smaniosa dei profumi, delle cose, per cui l'ho già messa a funzionare. Queste erano già con la profumazione appunto inclusa, e l'abbiamo pagata 42. E abbiamo preso Sandalwood, forse è una profumazione un po' abbastanza intensa, deve piacere, però insomma, come prima sensazione non è male. È una cosa che ho trovato sempre carinissima, eccola, e l'abbiamo trovata sempre in questo negozietto Akaki, non so appunto come si pronuncia. È un contenitore per i Lego,
Non è molto spazioso, però era troppo carino e questo l'ho pagato 16 euro, per cui io e le bambine eravamo entusiaste, più io che loro, chiaramente. Noi siamo amanti dei Lego, Lego Friends e quant'altro, e quindi qui metteremo le nostre scorte, una parte delle scorte. Bene, con questo è tutto. Io e Lucy, come ti chiami tu? Non lo so. Vi salutiamo. Ciao ciao. Alla prossima!